Guardate i peperoncini dentro il nostro panzerotto. Oh! Sto proprio male, roba d'ambulanza, eh. Salve carissimi, io sono Nick Radogna. Oggi sono qua in una villa da 10 milioni di euro con altri content creator. Non amiamo lavorare. E siccome in questa settimana abbiamo mangiato veramente di tutto, come sushi, panini, pasta, manca una cosa che caratterizza il nostro canale, ovvero i panzerotti. E quindi cosa ho deciso di fare? Ovviamente una bellissima challenge. Una challenge in cui andremo a preparare dei panzerotti. Però in un bel po' di questi metteremo dei peperoncini, della salsa piccante, cose veramente pericolose per il palato degli ospiti che mangeranno questi deliziosi panzerotti. Prima di cominciare, ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e io direi di iniziare. Oggi mangerete i panzerotti. Ma voi li avete mai mangiati in vita vostra? Solo quelli del McDonald's. Quelli non sono panzerotti. Ciao Giovanni, qual è la tua esperienza con i panzerotti piccanti? Sono buoni, fra, lasciatemi qualcosa per favore. A dopo, mi raccomando. Preparazione. E siamo qui appunto al momento della preparazione. Sono con Matteo di Cola e siamo appunto qui per preparare i deliziosi panzerotti. Però uno su tre sarà piccante, un'altissima probabilità. Esatto, non piccante. Piccante. Quindi abbiamo subito bisogno di pesare la farina. 400, 500, oddio, 600, oddio. Quasi 700, 744, 48, 49, 51. Bisogna sempre un grammo. Quindi adesso altri 750. Qui invece stiamo spezzettando il nostro lievito. Ci andiamo a mettere i nostri 15 grammi di zucchero. E ora, mio caro Nick, devi pesare ben 30 grammi di sale. 30 kg di sale. 30 camion di sale. Hai esagerato. Ma secondo te Cannavacciolo cosa mi direbbe in questo momento? 30 grammi di sale. Signor David, ma lei cosa ne pensa del piccante? Io il piccante non lo sopporto più di tanto. Ah, allora devi sperare di essere molto fortunato. Mettiamo un po' di olio. E poi iniziamo a lavorare per bene il nostro impasto. Ma tu come te la cavi col piccante? Lo ami o non lo sopporti? Io non lo sopporto. Non lo sopporto, ma davvero sto male, mal di stomaco. Ci vediamo dopo. No, ci vediamo prego, dopo. No, vi prego, no. Stiamo coprendo la nostra coppa con te. L'impasto con un po' di pellicola perché bisogna farla lievitare. A few moments later. Benissimo, il nostro impasto è lievitato. La nonna ci diceva 20 minuti. Mettiamo a lievitare per 20 minuti. Internet ci diceva un'ora e mezzo. Noi nel dubbio abbiamo aspettato 6 ore. Qui abbiamo un pomodoro. Tu immagina che qui dentro ci sono la bellezza di 11 peperoncini. Senza ingrediente segreto. Che sarà? Il Tabasco. Ed è proprio questo l'ingrediente segreto che adesso andiamo a mettere nel sugo già piccante. Io sto già soffrendo così, però adesso muoviamoci. Prima di farcirlo ovviamente stendiamo il nostro impasto e gli togliamo la farina. Facciamo già quello piccante? Mamma mia, guardate la salsa piccante. Io a guardarla sto già piangendo. Abbiamo utilizzato peperoncini direttamente dalla Calabria. Adesso poco tagliamo i bordi. Stendiamo l'altra massa per fare il panzerotto normale. A sto giro non lo facciamo piccante. Ok, ovviamente adesso ne dobbiamo preparare altri. Però qui abbiamo uno super piccante e uno classico. Andiamo all'olio. Andiamo all'olio bollente, che mo li dobbiamo friggere. Il primo. E voilà. E poi? Ed ecco il secondo. Mamma mia, ma adesso scoppiano. Adesso si gonfiano. Ma cosa sta succedendo? Guarda, guarda, è già diventato dorato uno. Mamma mia. Ma adesso io faccio già fatica a distinguere quello piccante da quello normale. Boh. Li giriamo fin quando non diventano belli dorati. Oh, belli dorati. Oh. C'è una sottilissima linea tra quando sono pronti e quando iniziano ad esplodere e a tirare fuori tutti i succhi. Esatto. Bisogna stare attenti. Adesso ovviamente prepariamo gli altri. Stendiamo l'impasto. Guardate come si vede il peperoncino. E chiudiamolo. Ragazzi, non bisogna scherzare con l'olio bollente. Mi raccomando, Levalo. Ah, Nick! Oh! Piccante si ribella! Mamma mia, questi panzerotti scoppiettano! Andiamo a scolare anche questo. Olè! Ce l'ho fatta! Ovviamente qua l'olio scoppietta. Olè!
non immaginate quanto si sente il piccante nell'aria proprio. Cioè proprio si sente nell'aria. Qua ci sta quella canzone, a posto di Love is in the air, piccante is in the air. Siamo al sesto panzerotto. Assaggio! Allora carissimi, il signor Matteo ha preparato i nostri bellissimi panzerotti. Però alcuni sono normali, alcuni sono piccantissimi. Ma che cavolo, quindi devo sperare di beccare quello non piccante. Dietro anche certo. Una challenge. No no, è una challenge, no, il video okay. Si chiama... Vuoi già mangiare? Ho fame. Va bene, ma sarà piccante o normale? Hai beccato quello piccante? No. Allora, quindi a te non è piccante. Ora è arrivato il tuo turno. Ma guarda che anche noi lo mangeremo, eh. Me lo auguro. Vediamo, vediamo come sarà. Per ora tutto bene. Sto cercando quello piccante io. Allora mangio pure io, ragazzi. Ma sì, dai, mangiamo tutti, abbiamo fame. Questo è piccante. Eccolo. Il mio è normale, tu l'hai mangiato? Com'è a te? Normale. Normale. Oh. Piccante. Il piccante si sente? Andavi detto in gola. Mi sembra un tovagliolo. A me l'ambulanza. Senti, pezzi di peroncino fin sopra il naso. Ah. Bevi a tutti, voglio tornare a Bari. Ah, giusto. Arriviamo a 40. 46.743 like e ci vediamo tutti a Bari a mangiare. Se li superiamo offro i panzerotti a tutti. No, ti rovino. Lo prometto. E nel frattempo che mettete like noi mangiamo. No, è piccante pure il mio. Vedi te. Raga, il mio è piccantissimo. Ma l'acqua c'è? No. Ragazzi, guardate i peperoncini dentro il nostro panzerotto. Proprio tocchi grossi si vede. Che ne pensi? Me ne dai un altro. Io sti peperoncini me li mangio. Questo è il classico panzerotto che senti quando entra. Oh, se lo senti quando esce. Oh, sì, se lo senti. Nonostante il piccante si continua a mangiare. Vai, vai. Io vado, Piccante. Non fa niente, ma guardate tutta la salsa piccante. Devo dire che nonostante sia piccante è abbastanza appetitoso. L'acqua me la concedo perché sto soffrendo. Una challenge nella challenge, la vuoi? Dimmi. Prendi questo, te lo devi mangiare nel minor tempo possibile. Bello. Bello. Vai. Sfida a tempo, ragazzi. Sì, solo se mettete like. Mi dicono dalla regia di fare 20 secondi. 100 euro in 30 secondi. 3, 2, 1. Lo devi buttare giù, fra. Lo devi buttare giù. Non è così facile fino a 30 secondi, eh. Cacchio. Siamo a 37. Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Abbiamo mangiato i panzerotti, sia quelli classici che quelli piccantosi. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina. Se arriviamo a 47.687, noi quattro ci vediamo tutti a Bari a mangiare tanta roba pagata da me ovviamente. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao, ciao carissimi. Ciao.